Questa sera vi presentiamo un piatto tipico greco, la moussaka! Mangiare una cazza fa! Fa Preparare la moussaka! rima e c'è sta. Burro! Abbiamo già, allora, pelato le patate, messe. Messe a lessare un pochino perché poi andranno fritte insieme alle melanzane fatte a fettine, ma vi diremo tutto dopo. Al momento vi facciamo vedere il procedimento man mano. Manco sto a guardare quello che sta a combinare dietro. Però siamo sempre nella mini cucina del culo, cioè io. Apri novel così. Pum, pum. Ogni volta mi viene in giro la cucina, però. No, che col cazzo fa. Sì, dice sempre che è piccola. Così piccola. Sempre il copyright e vabbè, comunque la moussaka è una specie di melanzana di parmigiana mischiata alla lasagna. Se proprio se deve dire così, vabbè, poi vedrete dopo. Praticamente si è infrociata una melanzana con la besciamella e il ragù. Tranne la passata alla lasagna. C'è tanta cazza la passata alla lasagna, raga. Però il ragù ci sta. Ragù sì. Vabbè, a dopo. Intanto qua c'è sta il soffritto per ragù. Ci abbiamo messo pure il Mamma burro! mia, che schifo, raga. Pure il burro ci abbiamo messo. Perché a lui gli piacciono? Le cose zozze. Però voi lavatevi. Dato che stiamo preparando il ragù, abbiamo affettato le melanzane. Vanno affettate di questo spessore qui. L'ho Dai, aspettate. affettate, vabbè. Siamo culo e camicia, la stessa cosa. Faccio io, fai tu, faccio io. Camicia qua invece che il vino ha Oh, messo. buono, zitti, sennò poi dicono che ci ho messo troppo Troppo vino. vino, ci ha messo una bottiglia di vino. Asci, il tavernello, costato 50 centesimi al litro. C'è? Asci, tua. Sto a fare il vino al ragù. Comunque si sente un odore di vino. Di vino, di vino. Divinamente. Chiami, di vino. Ho Fatta una risata. capito. Ah. Le patate le ho scolate. Le melanzane stanno sotto sale per levare l'amarognolo. Se volete fare, fate, se no non c'è problema. Sale Poi grosso, qui, regà, perché sennò vengono sì, salate. sale grosso. Citronille, Poi qui sempre. friggiamo tutto. Ecco le patatine che stanno friggendo e il sugo ragù che sta facendo. Che camicia che sta bevendo? Regà, un consiglio, patate nel sale. Eccola. Vabbè, Fate direttamente fritto. sì, potete pure fare direttamente fritte, però va bene così. Peccato, eh? Col cucchiaio in bocca. Com'è sto ragù? Mangiabile, 5 e mezzo, 5. Ha fatto te. Facci tua, Che ha mortacci. fatto? Io ho messo solo il pomodoro. E poi mi ci metto Anche questo oggi è qui. ipercritico, raga, non lo sopporto più, eh. Mamma. Oh sì. Apri, apri. Cioè lo becco sempre che chiappa in così. Ma metti. È buona la patata, raga. Queste sono state fritte e adesso stanno soffriggendo le nostre melanzanine per la nostra moussaka. O moussaka? Moussaka o moussaka? Informerò. Eccoci qui. Iniziamo a comporre la nostra moussaka. Come dice Camicia, iniziamo a far prendere vita Svita. al nostro piatto. Mettiamo solo uno strato di patate, solo sotto. Strato di melanzane messo. E adesso ci mettiamo il nostro ragù, guardate che bello. 5 e mezzo gli ho dato di voto. Senza sacrilegio quello che ho detto, guardate. Ragù messo e adesso ci spolveriamo parmigiano e pecorino mischiato. Mi dice pure il pecorino. No, però. No, sì, c'è scritto pecorino, però vabbè, a piacere, se vi piace solo parmigiano, mettete solo parmigiano. No, noi ce ne mettiamo il pecorino, Camì. Che ce frega dei greci? Con tutto rispetto per i greci, però se invece piace pure il pecorino, se ci mettiamo il pecorino. No, regà? Ecco il secondo strato di melanzane. Oink.
secondo strato di ragù. Oink. Parmigiano pecorino come se fosse l'ultimo giorno di vita. Besciamella, come si dice, Camille? Besciamella. Beh, io come dico? Besciamella. Ah. C'è proprio un po' che enfasi. Besciamella. Bene, besciamella. Camilla sta preparando. Besciamella. Dimmi un po' che c'è, dai. Dici un po'. 125 grammi di burro, un po' di farina, un litro di latte, pure meno. Pizzico di sale. Noce moscata ce la metti? Certo, ma noce moscata. Besciamella. Besciamella. C'è una besciamella. Besciamella. Besciamella, mo' di dorsale. Chiudo che serve il sale a camicia, ci mancherebbe pure. Ciao. Il latte. Latte, non manca la noce moscata. Deve girare finché non diventa densa. Vada piano, c'è moscata. A camicia! Ci vuole, apri lo sportello qua davanti. Ah, c'avete ragione, sono una mini cucina. Lo già hai fatto? Sei stata così? Sì, hai visto. Non c'è moscata. La besciamella è pronta. E la stiamo spargendo sopra. Tutta besciamella. Tanta besciamella. 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 Mamma mia, sembra che non la dici, Alessio. Besciamella. Beciamella, so, è rumena. Beciamella. Bello, bravo, ci spargi tutto. Bella messa. E come... e basta, dico beciamella da 30 anni. Ormai mi devo ripiano un attimo. E adesso ci mettiamo tutto il parmigiano sopra. Così fa la crosticina colorata. Così fa la crosticina, inforniamo. Tra mezz'oretta sforniamo. Ma pure prima, 20 minuti è pronta. Tanto quando fa il colore solo. Vai. Ta-da! Abbiamo finito! Eccola qui! La nostra moussaka! Ti sei informato, Camille, come si dice, no, eh? Ma moussaka! Quella besciamella! Cazzo, è sempre la di besciamella! Stai fai passi in avanti proprio sul video. Guardate qui, guardate! Che porcheria, zozzissima, buonissima. Adesso la dobbiamo far freddare un pochino, perché se no se la tagliamo adesso, che vuoi dica fa, che esce fuori. 20 minuti così deve sta. Ciao. La moussaka, taglia la moussaka. E voilà, ce la possiamo fare. Tiè. Dai, guarda che roba, che zozzeria. Dai, Gesù. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Schifo assoluto. Guardate un po' qua. Che devo guardare? Niente, guarda bene. Faccio il giro giro tondo. Dai, che buon appetito, ciao, ciao, basta, ciao.